dal Gazzettino del 26-10-1998. E qui siamo alla guerra in corso. Abbiamo una feroce guerra in corso che viene fatta da Wojtyla contro gli esseri umani proprio usando le beatificazioni o le santificazioni. Beato il fondatore delle Orsoline, dice Don Zeffiro Agostini agli onori degli altari con altri tre religiosi. In pratica cosa ha fatto Wojtyla? Ha beatificato i fondatori di alcune organizzazioni missionarie, diciamo così, alcune organizzazioni cattoliche. Vediamo un attimino prima di andare avanti. Pronto? Io. Ciao! Ciao, prima di tutto volevo fare tanti auguri a tua moglie Grazie. e spero che si riprenda Sì, ma non presto. c'è problemi. È solo una cosa urgente, ma non drammatica. Sì, una Almeno cosa, sì. da fare subito, ma non drammatica. Mi fa piacere. Scusa, volevo chiederti un consiglio oppure anche un parere. Riguardo, mettiamo caso che una persona possa succedere un inconveniente sgradevole. Magari non della portata come quella che è successa a te, ma una cosa simile, magari più in piccolo, però una scorrettezza, diciamo, no? Cioè, per usare un eufemismo, no? E secondo te la miglior cosa è reagire oppure a distanziarsi? Dipende dalla persona che hai di fronte e dal tuo progetto soggettivo. Ah, ho Cioè, capito. se tu ritieni che la scorrettezza sia piccola rispetto a quello che ti dà la persona, puoi dire, vabbè, o che passo solo, oppure reagisco, litigo e dopo chiudo il discorso, vabbè, insomma, andiamo avanti lo stesso, tu mi hai fatto una cazzata, vabbè, insomma, le persone fanno sempre delle scorrettezze, anche involontariamente. Se invece la scorrettezza è superiore a quello che ti dà la persona, diventa quasi una specie di sfregio, insomma. E allora devi valutarlo tu, insomma. Io comunque ho sempre adottato il sistema di usare l'agguato finché potevo. Adesso per radio, cioè per radio, da quando sono diventato una persona pubblica non lo faccio più. Nel senso che faccio pagare 10 per uno. Questo è sempre stato il mio modo di. Cioè io non ho mai fatto, cioè ritengo almeno di non aver mai fatto danni a qualcuno nei limiti del possibile, però facevo pagare 10 a uno quando me li facevano. Però non so se sia il metodo migliore, sai. Sì, a volte non so se sia meglio allontanarsi, cioè ignorarli, perché so che fa male anche quello a certe persone, oppure se prima dirgli quello che meritano e poi chiudere lo stesso. Sì, poi dipende anche dal carattere di chi ha subito, capisci? Sì. Perché esiste il carattere che esplode Sì. subito e magari quello che accumula un po' alla volta e magari anche quello che dice, beh, te la farò pagare al primo che gli fai il sorriso e te la fa pagare alla prima occasione. Cioè, esiste, cioè io non darei mai un modo per comportarsi, capito? Direi sempre che la persona vada lei valutare sia quello che ha di fronte, sia il suo modo di essere. E anche i mezzi che ha lei a disposizione, tutto sommato, perché a volte dipende molto dai mezzi che si hanno. Cioè io purtroppo so di moltissime donne che hanno dovuto magnarsi con mariti e figli di puttana, carogne, perché non avevano mezzi di sostentamento. Capisci? Cosa puoi dirgli in quei casi? Non puoi dirgli niente, insomma. No, ma perché tante persone vivono di quelle di polemiche, cioè si alimentano di queste cose. Ah, è vero? È Allora vero? per non dargli niente. Vabbè, questo è vero, se dai degli agganci poi è finita, Sì, questo è vero. volevo tagliargli i viveri, ecco. No, per me, cioè, dal mio punto di vista non esiste un sistema per agire. Una persona deve effettivamente valutare gli elementi che ha intorno, se stessa, cioè è agguato Sì, praticamente, capisci? appunto. Farsi trascinare dall'istinto, boh, ci vuole un bel istinto, insomma, per riuscire a farlo. Però guarda che comunque quando uno cerca di leggere le cose che gli sta attorno, poi viene fuori automaticamente, eh? Cioè la sensazione diventa uguale all'analisi. Cioè, quella sensazione reagisce immediatamente esattamente come se avesse fatto una lunga analisi. Non so se sono stato chiaro. Un Cioè, esempio? se tu ti abitui a sapere, non so, uno scalatore impara bene la montagna su cui va sopra, ok?
impara bene la montagna su cui va sopra e impara ogni appiglio possibile e immaginabile. Bene, automaticamente lui sa da una montagna. Ai, Nico, no! No, sono io. Sì. Aspetta, Nico, ho dei problemi qua con un amico. No, con un nemico. Scusa, riprendo. Cioè, uno scalatore, dico, che va su una montagna, che si arrampica su, capisce immediatamente quando la montagna gli potrebbe franare. Sì. Questo. Però deve fare molta pratica. Capisce? Deve fare molta pratica e analizzare la montagna, analizzare i sassi, analizzare il freddo, analizzare il ghiaccio, sì, analizzare tante cose. Dopodiché gli diventa automatico capire che quella montagna è pericolosa. Certamente. Beh, questo è... Cioè, praticamente l'istinto viene a combaciare con l'analisi. Cosa ne pensi del proverbio mettiti lungo il fiume e aspetta il cadavere del tuo nemico? Mi sembrava che questa qua fosse tratta da Mao Zedong quando definiva lo sciocco. Sì. Cioè, lo sciocco è quello che si mette seduto accanto al fiume e aspetta il cadavere. Cioè, una cosa abbastanza... Cioè, definiva proprio il comportamento sciocco. Tipo quello di tagliarsi il piede per farlo aderire alla scarpa. Cioè, va a definire dei comportamenti sciocchi, insomma. Cioè, che praticamente è un atteggiamento passivo. Esatto. Che invece... ho capito, invece... sì, sì. Cioè, io almeno non gli do un valore diverso, capisci, da sì, questo. Comunque la trasmissione è bellissima, soprattutto i riferimenti del crogiolo del male, anche quando parlavi della vuotezza dei professionisti, degli yuppie, sì, che è molto interessante. Ho valutato e ho riscontrato molte cose che nella mia esperienza sono vere. Grazie. Ci sentiamo comunque, grazie. Mi raccomando, spero comunque che si possa, che la prossima volta venga un'altra riunione per parlare di questa, guarda, cosa che dovevate fare, e sicuramente sarà interessante, anche se una volta è andata male, sicuramente sì, ma ci proviamo sempre. Sicuramente ci saranno altre possibilità. Grazie. Ciao, buona giornata. No, ma noi ci proviamo sempre, è chiaro che noi ci adattiamo alle cose, alla vita, noi ci adattiamo a quello che esiste, cerchiamo di forzare i limiti, però se io posso prendere ogni elemento del paganesimo antico, ogni elemento della filosofia pagana e metterlo a modo mio, cioè usarlo a modo mio, questo non lo posso fare con le persone, cioè mi devo adattare alle persone che incontro e alle loro paure, alle loro necessità e alle loro tensioni, per cui là non posso manipolare le persone. Se una persona fa delle cose che non mi stanno bene oppure mi danneggiano, e purtroppo quelle cose le devo subire, insomma, cioè, nei limiti, finché quelle cose sono regolari, insomma, chiaramente. Per cui io non posso dire a una persona tu devi fare quello che ti dico io, tu devi fare quello che voglio io. Io devo purtroppo adattarmi, cioè questo è il sistema, devo adattarmi a quello che incontro e un po' alla volta spostare quelli che sono i limiti della vita un po' più avanti. Vabbè, andiamo avanti con il fondatore delle Orsoline. Sto Don Zefiro Agostini insieme ad altri che hanno costituito delle organizzazioni, delle orsoline, scuole per le fanciulle, e questo e quello, praticamente non hanno fatto altro che diramare in maniera moderna quello che è la diffusione del cattolicesimo. Ebbene, questi personaggi vengono fatti santi proprio per dimostrare come il fatto di diffondere il cattolicesimo di atto alla santità. C'è una tale Madre Guérin che è nata in Francia e lei è diventata suora a 25 anni e lei ha affrontato i pregiudizi contro i cattolici che c'erano in India. Per cui fatevi un po' voi, insomma, quanto orrore, quanta morte questa ha costruito. Pronto? Sì? Ciao. Ma quando avranno finito di darti tutte quelle... Quando, io non lo so, guarda, quelle fesserie che ti fanno credere, ma guarda che se ci mettiamo un po' di ragionamento,
Ma possibile? Fallo tu il ragionamento, fallo il ragionamento, dai. Invece di insultarmi, fai il ragionamento no, e basta. No, non ti insulto, no, per niente. Io dico, questa Chiesa Cattolica che ti dà sempre quello Gesù Cristo e la Madonna e la Maria Vergine e Toton e tutte le radio e Radio Maria e sempre quei discorsi dalla mattina alla sera. Ma possibile che noi non ragioniamo? Io non ho mai visto nessuno qua, non ho mai visto... Ma cosa mi danno a credere? Ma ti rendi conto? E sono come i maghi, Alessander, è la stessa cosa, non ti pare? Beh, l'ho appena detto. Dio santo, ma è possibile che la gente non ragiona? Però guarda che loro hanno studiato, studiano più degli altri perché studiano teologia, no? E loro te la danno a bere benissimo, no? Ma io che sono, che non sono nessuno, che, ma mi faccio questo ragionamento, ma chi è venuto? Io non ho mai visto nessuno, è tutto quello che mi dicono, ma perché io devo credere quello che mi dicono loro? Sono peggio dei politici. No? Non so cosa dirti. Ma i politici cosa gli facciamo qua, ti dammo là, quando fanno le cose, quando fanno le campagne elettorali. E dopo chi se ne frega? Intanto basta che prendono il voto, no? E io sono lo stesso, per stare al potere predicano, o no? Ma penso di sì. Ma santo Dio. E dopo... Io che creda ai comunisti, ai democristiani, ai cori, ma dove siamo? Ai cattolici, ma dove siamo? In Italia. Io non ci credo a nessuno di questi, capito il discorso qual è? E neanche a uno, perché tutti, il più pulito c'ha la rogna. Capisci? Ho capito. Io voglio dire, ma è possibile che noi non ragioniamo col nostro cervello? Adesso fanno tutti i sa, adesso chiedono scusa a tutti per tutte le porcherie che hanno fatto, Giordano Bruno, tutte quelle cose che hanno... Adesso chiedono scusa, no? E stanno facendo sempre le stesse cose, questo è il punto. Perché se difendono anche Pinochet, ma ti rendi conto? Mi rendo conto, sì. Mi rendo conto. E santi, beh, a parte che Pinochet ce ne sarebbero tanti da condannare, non è solo Pinochet, Se vogliamo guardare ce ne sarebbero dei Pinochet da condannare, ma vedi caro Pinochet perché magari sappiamo la storia più approfondita, perché quello che ha fatto, che era un dittatore, no? Ma dittatori ce ne sono stati tanti. Sì. Ma se vogliamo, ma tu io non riesco a capire, fanno la guerra, benediscono le armi. Sì? Sempre stato questo, Ma noi siamo? Devi chiederglielo a loro. Fai una telefonata così a Radio Maria, provi a chiederglielo. Guarda, non mi fa né caldo né freddo, sai, io lo dico. No, senti che risposte ti danno, forse sì, loro hanno le risposte. Ma tanto le so le loro risposte, sai, perché gliel'ho detto ancora. Guarda, a me no, la bocca non me la chiudono, oppure mi mettono giù il telefono tutto e più, no? Però a me la bocca non me la chiudono perché ho mille argomenti per dare le cose, capisci? Va bene. A me non me la danno a bere, capisci il discorso qual è? Perché, ma è possibile che la gente non ragioni? Questo cattolico, tutti i santi fanno Santo Pio, Santo Qua, ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto questa gente che non ha fatto niente? Cosa ha fatto che hanno sempre mangiato senza avere nessun problema di niente? O no? Una volta diceva vai a fare il prete che vivi bene, che meno mangi, o no? È vero? E allora, cosa ci mettiamo a dire? Ma tu pensa, noi avevamo un parroco che per acquistare indulgenza plenaria le donne dovevano portare le due galline. Sì. Allora acquistavano indulgenza plenaria. E dimmi te! E manca queste poveri ci credevano anche. Ma
guarda, è un'assurdità talmente... Io, guarda, sono una persona normale, senza... Ma certe fregnate non ti credo, capisci? Ho capito. Perché quelle che... sono tutte fregnate, fregnate, non fanno niente. Sono lì che mandano a sbaffo pieno di soldi, capisci il discorso qual è? Sì. E loro per avere quel potere lì... stanno lì, ma sai quanti miliardi spendono per la televisione Radio Vaticana, la televisione Vaticana, sai quanti miliardi spendono che potrebbero fare carità ai poveri, o no? Beh, questo non sta a me dirlo, comunque diciamo che coltivano molto il loro potere. Ma è per quello che lo fanno. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, ho scambiato per un'altra persona, sono contento, dai. Va bene, allora torniamo. Beh, interessante la telefonata, perché è chiaramente una rimostranza dura, diciamo così, rispetto ai cattolici. È quello che è tutto sommato l'anticlericalismo storico. Vediamo un attimino. Dal Gazzettino del 25/10/99. Pronto? Sì, ciao Claudio, sono Marco. Ciao Marco. Volevo dire solo un pensiero, no? Sentivo adesso la signora che ha accennato a Pinochet, e secondo me, perché si pensava un po' anche, come che fa il Papa, in un certo senso, mi pare che ha preso posizione, no? Per difendere... Non lo so, non ho visto i giornali ultimamente, io là da tagliare, ma ancora... Ecco, adesso questa è una cosa che bisognerà, insomma, sentire e confermarla, insomma, però... Mi penso una cosa, che forse uno, diciamo, delle possibilità del cattolico soprattutto, di inciampare in situazioni del genere, diventa un fatto da una mentalità ben precisa, no? Secondo me. Se uno, è in dubbio che Pinochet è da considerare responsabile dei omicidi e dei crimini contro l'umanità, perché lei gli ha fatto uno sterminio, no? Però, vedito, fatto uno sterminio, e se dentro lo sterminio viene copà nemici della fede, i comunisti, per esempio, i suoi nemici, no? Sì. Del cristianesimo, del cattolicesimo e di tutto quello che vuoi, anche dei beni della Chiesa. Soprattutto. Ecco, e ora dico, secondo me Lori fa questo ragionamento: se in un certo senso che mi elimina dei nostri nemici, che abbiamo fatto un piacere anche al Padre Eterno, perché insomma se gada venire il suo regno, perché nel Padre Nostri dice venga il tuo regno, insomma in fin dei conti cosa che hai fatto? Ma che hai dato una mano perché questo regno venga un po' più in fretta, no? Quindi sentirsi responsabili di un assassinio e invece d'altra parte sentirsi anche meritevoli di aver dato una mano ad anticipare il regno di Dio. Secondo me all'interno di questi pensieri qua i cristiani trovano indubbiamente, ma indubbiamente. Insomma, la gota era lunga, per dirla in semplici parole, insomma, se io uccido un nemico, no, del cristianesimo, del cattolicesimo, della fede, non faccio un crimine, faccio un atto di bene, in certo senso, non mi ha il coraggio di dirlo un atto di bene, però loro nella loro coscienza, secondo me, anche nella loro mentalità funziona questo. Ma ci funziona il tuo pensiero qua? Sì, sono d'accordo con te comunque. Ecco, tutto qua, dopo, perché non vedo anche ad altra parte, all'interno della Chiesa, perché che si prevalse anche questi tipi di soluzione davanti ai nemici della Chiesa, perché nel Vangelo si è detto chiaramente, e la Chiesa non va a osservare assolutamente questo insegnamento del suo maestro, di amare i propri nemici e di pregare per coloro che ti fanno fare del bene. Stai sbagliando, Marco. Va bene, insomma il Vangelo lo dice così. No, sta attento. La Chiesa si identifica con Cristo, cioè è la rappresentante del Cristo in terra, giusto? Sì. Allora, la Chiesa dice, io dico a voi di amare i vostri nemici. La Chiesa dice a voi, dopodiché si identifica con l'altro passo, quello in Luca, che dice, ecco, portate i miei nemici, quello che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e sgozzate la mia presenza. Per cui la Chiesa dice, portatemi qua i miei nemici e sgozzate la mia presenza. In Luca c'è questo. Sì, se vuoi è la parabola delle mine, l'ultima frase. Parabola delle mine, vai a cercarla. Puoi trovare sgozzare, uccidere o scannare. Io ho tre Bibbie, hanno tutte e tre le cose diverse. Sì.
Comunque, ecco, io penso che mi augurerei che, beh, va bene che la Chiesa, insomma, sia un'istituzione, è un'organizzazione che all'interno della società, la Chiesa è stata per 2000 anni e probabilmente anche starà per altri 2000, non credo che la tira via, quindi bisognerà fare i conti, ma mi auguro che la Chiesa riveda la sua posizione in questo senso, altrimenti bisognerà, come si dice, fargli capire in qualche modo, insomma, che se anche benché ha dei nemici, io dovrei fare tutto un altro tipo di discorso, no? Ma lei... Il porti l'altra guancia, che io predica a tutto andare in chiesa, non è certo l'atteggiamento della chiesa davanti... Ma lo dice a te, no? Come? Lo dice a te, non a se stesse. Sì, tu non puoi andare da Dio a dirgli tu Dio devi porgere l'altra guancia. Cioè questa cosa non esiste, capisci? Non puoi andare dal Gesù a dirgli tu devi porgere l'altra guancia. Lui lo dice agli altri, per cui la Chiesa, identificandosi con lui, lo dice agli altri. Cioè questo è il meccanismo. Sì, ma... Dopo gli altri non capiscono com'è il meccanismo e agiscono al contrario. Sì, ma però vedi, tu, io ti presenta Dio, Gesù, che nel momento di accettare la crocifissione si offre come agnello. Si fa succube, no? Perché lei succube, può farsi incubo. Quindi non reagisce, no? Sì, ma non è... tu non devi reagire perché lei te lo presenta, sì. Ma lei presenta se stesso come continuatrice di quello che si fa incubo. Va bene. Ma secondo me quello che la Chiesa non ha capito è che il cristianesimo non è morto perché hanno ucciso Gesù, cioè in un certo senso, se vogliamo metterla a livello di pensieri che è loro. Loro, vuole sostenere la Chiesa e difenderla in tutti i modi, per chi pensa che se ci sono dei nemici che volessero estirpare, eliminare la Chiesa, sparirebbe anche il cristianesimo o l'insegnamento di Gesù Cristo. Secondo me questo no. Anzi, forse loro, mantenendo a tutti i costi in piedi un'istituzione così, che fa più del male che del bene, perché poi la gente ha un rifiuto in base anche ai loro comportamenti, che è assolutamente anti-evangelici, perciò... Sai, esistono sempre persone da condizionare, da stuprare, questo è il punto. Se proprio noi ottieni il regno di Dio da una parte, io ottieni il regno temporale dall'altra. Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, Claudio! Quello che mi preoccupa, soprattutto, è un fatto che la signora ultima che ha telefonato in maniera molto semplice ti fa comprendere che non occorre avere una grossa cultura per respingere una religione o le religioni monoteiste che hanno proprio, sono tronco sbagliate dall'inizio, proprio dalla base, ma vedi che qualsiasi persona semplicissima, basta che abbia un po' di senso critico dentro, riesce a respingere questa nefandezza. E questa signora l'ha spiegato in maniera chiara, proprio da sentire, ha sentito che per lei è assurdo veramente il non pensare alle cose concrete. Cioè io vivo di energia, sono qui con l'energia, una volta che si è spenta l'energia, io non ne so più niente di cosa avvenga dopo. Quindi adopero questa energia nella maniera più consona che io ritengo opportuno, che il mio fisico mi detta. L'intimo, il fisico sì, che noi anzi snobbiamo tanto, ma viviamo col fisico, trasmettiamo col fisico, dopo le altre paranoie sono tutte da dimostrare. È questo che probabilmente tante persone acculturate con lauree in tasca ci cascano dentro a questo cretinate, quando una persona semplicissima della strada riesce a essere venuta fuori, perché qui dipende veramente dal senso dell'analisi che ognuno ha dentro di noi, altro che non ha niente a che fare con la cultura. Non so se queste siano sbagliate, queste considerazioni. Beh, ma io la vedo così, insomma, Claudio. Io vorrei aggiungere qualcosina dopo. Perché, certo, okay? Ti ascolto, Claudio. Ciao, ciao. 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 Se è vero quello che dice Giampaolo, sicuramente è sottoscrivibile, però il problema è che la cultura è ciò che ti permette di fissare queste cose. Cioè non si può vivere senza cultura, cioè non si può vivere senza la descrizione del mondo che ci circonda, perché proprio affrontando questa ci si può permettere di interiorizzare questo modo di essere. Vediamo una delle ultime telefonate. Pronto? Sì? Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Dunque io qua davanti il giornale praticamente del 1° novembre. Sì? No, ecco. Sulla pagina 20 c'è scritto l'Inquisizione, no? Sì. Ecco. Allora, praticamente io sto articolo qua l'ho letto adesso per somme, diciamo,
velocemente cerco di dare alcuni punti che ho letto, no? Allora, praticamente, la Chiesa si dissocia praticamente da quello, i cristiani di oggi, da quelli che ci sono adesso, no? Dice. Poi passiamo a un altro articoletto che, dunque, quando un eretico veniva punito, per esempio, praticamente, in parole povere, veniva confiscato dei beni, no? Sì. Però si giustifica praticamente dicendo che non tutti i beni andavano alla Chiesa, una parte andavano anche al potere temporale, come i ladri che si è diviso il bottino. Esatto. No, questo è molto interessante, non so se lei, comunque qui ho il giornale, no? Poi un'altra cosa riguardo all'Inquisizione, no? Dice i tribunali inquisitoriali erano composti di teologi e canonisti, no, esperti, sì, esatto, il cui unico compito era individuare gli eretici. Essi non avevano però infrastrutture proprie e si servivano di quelle laiche. Praticamente loro facevano l'inquisizione, dice, non torturavano la gente, lo davano in mano al potere temporale per le torture. Loro praticamente, sì, inquisivano, condannavano, poi si arrangiavano gli altri, no? Ecco. E naturalmente fino alla, passiamo all'articoletto dopo, alla famosa bolla del Papa Innocenzo VI, che è quello che ha fatto ammazzare tutti gli albigesi in pratica. Innocenzo III, sì, con la bolla estirpava praticamente, li estirpava e poi c'è il resto, insomma, adesso sì, non posso leggere, no, tutto. No, vabbè, ma comunque è il giornale del... Sì, ma abbiamo già fatto storia di questo e tanti aspetti abbiamo presentato. Viene rappresentato, c'è l'Inquisizione, c'è un povero disgraziato, sì, sì, preso tra due ceppi, c'è quello che lo interroga e l'altro lo tortura. Sì, sì, abbiamo già presentato comunque queste cose e ti rispondo per radio, ti dico qualcosa per radio. O ti parlo diretto? Pronto? Pronto? Io ho finito adesso. Ok, ti rispondo. Comunque per... è sul giornale del primo dicembre, sì, primo novembre in pratica. Io comunque ho dei ritagli da altri giornali, ma penso che la notizia sia stata di tutti i giorni questa, cioè del giorno, è una notizia del giorno questa. Sì, ma il fatto, cioè, praticamente come giustificazione dice che praticamente quando venivano confiscati i beni, una parte andavano anche ai signorotti, esatto, praticamente era in combutta con i ricchi di allora e sì, dividevano praticamente la torta. Ci sono stati torta, però, no? Degli inquisitori che sono stati, gli davano la caccia dei signorotti, no? A degli inquisitori, perché avevano, sì, fatto talmente tante stragi da diminuire eccessivamente la manodopera nel fondo. Se non avevo più manodopera per lavorare. Sì, beh, poi quella più curiosa è quella che praticamente dicono noi non avevamo strumenti, si giustifica, di tortura, però lo facevano gli altri, insomma, sì, ecco, sì, una giustificazione, almeno così. Comunque, no, è interessante da leggere questo articoletto. Indubbiamente. Cioè cerca praticamente di scusarsi. Sì, di trovare qualche, certo, scusa, diciamo, ma, però in effetti è ridicolo perché, scusa, Se io a un certo punto condannassi una persona, poi a fare il resto ci pensava un altro, non è che cambia tanto. L'altro a che morale obbediva? Eh? L'altro a che morale obbediva? Eh beh, era la stessa praticamente, era... Cioè in pratica non era un prete, era un civile che però obbediva. Beh, logico prete, che era... No? Era... L'imperatore era obbligato a diffondere la morale cattolica, se no arrivava la bolla, arrivavano le, sì, guerre civili. Sì, ma c'era quell'epoca là, diciamo nel 1200 c'erano i signorotti, che poi era tutto praticamente proprio una cosa che la Chiesa non si è mai dissociata praticamente da chi aveva soldi, sì, da chi, sì, aveva il potere in mano, si è sempre andata a braccetto, non sì, è sì, che non è una novità. Che si è scandalizzata nei confronti di, praticamente andavano a braccetto. Infatti. Va bene. Ok, grazie, ascoltami, ciao ciao. Il problema per i cattolici è questo, tanto quell'articolo io non l'ho letto in sé perché io ritaglio da altri giornali, ma non è importante, era un po' la notizia del giorno, cioè nel senso che tutti i giornali parlavano di questo perché il Papa Wojtyla, cioè il Papa Wojtyla, insomma, Wojtyla, quel Papa, Wojtyla ha detto sì, noi chiediamo scusa ma anche gli altri lo devono fare. E allora cos'è
punto è che gli altri non è che devono chiedere, perché gli altri non esistono. Ciò che esiste è la Chiesa Cattolica. E la Chiesa Cattolica non è che deve chiedere perdono. A me che la Chiesa Cattolica chieda perdono non me ne frega niente. La Chiesa Cattolica deve pagare i danni. Deve pagare moneta sonante. Perché questo? Perché la Chiesa Cattolica deve ripagare tutti gli eredi che ci sono e quelli che non ci sono, perché l'unica cosa su cui si regge la Chiesa Cattolica è il denaro. Dal momento che ha un Dio pazzo, davanti al quale mette in ginocchio esseri umani indifesi, dal momento che ha un profeta pazzo, un idiota mentecato, ha derubato e saccheggiato tutta la filosofia pagana. A dire mia figlia, che fa il liceo classico, mi ha detto, guarda che è un classico questo, cioè nel senso che esiste in Sant'Agostino o in qualcuno del genere, la dicitura di furto sacro, cioè tutto quello che le cerimonie pagane, le date pagane, il sentire pagano, cioè che poteva essere rubato dalla Chiesa Cattolica e fatto suo, fatto come emanazione sua, veniva completamente rubato, ma rubato nel senso più spregevole del termine. Per cui la Chiesa Cattolica deve pagare i danni e dopo continua a predicare il cristianesimo con le sue forze, ma deve pagare i danni da la condanna a morte dei pagani del 400 e rotti fino ad oggi, perché i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione e i delitti fatti dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal pazzo di Nazareth e dalla Chiesa Cattolica, che era rappresentante del pazzo di Nazareth in terra, poi l'Islam si arrangia quelli con l'Islam, qui i protestanti si arrangiano quelli con i protestanti, deve pagare i danni. Pagare i danni, perché solo con i soldi, solo col denaro la Chiesa Cattolica usa per stuprare le persone. Non ha dottrina, non ha filosofia, non ha dignità, non ha moralità, se non quella di stuprare le persone. La moralità della Chiesa Cattolica consiste nel giustificare se stessa mentre sta stuprando le persone. È veramente una cosa vergognosa. E noi chiediamo questo. Per cui tenete presente che loro possono chiedere scusa finché vogliono, a noi non ce ne frega niente. Più chiedono scusa e più da noi ricevono disprezzo. Perché chiedere scusa al mettere in ginocchio le persone, quando non si condanna il proprio fondatore, la propria fonte ideologica, non si dice sì, gli altri avevano messo in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè era un povero pazzo, gli altri avevano sbagliato, quello era un stronzo. Cioè, finché la Chiesa Cattolica non dirà questo, non rinegherà i suoi profeti, quando lo farà dopo discuteremo. Comunque ricordatevi questo, dopodiché ognuno è libero di pensare che il pazzo di Nazareth abbia detto dovete amare i vostri nemici, pensando che lo dicesse anche a se stesso, ma non l'ha detto a se stesso, l'ha detto agli altri, ma lui era il nemico degli altri, era lui che metteva in ginocchio chi non si poteva difendere, per cui lui era il nemico dell'umanità, lui è l'infamia dell'umanità, e la Chiesa Cattolica assume su di sé proprio questa continuazione di infamia rispetto agli esseri umani, cioè stuprare i più deboli, è l'essenza stessa della Chiesa Cattolica. Andiamo avanti ancora. Gazzettino, non prendo più telefonate fino alla fine perché ormai ho finito, mancano solo un paio di minuti. Fra poco arriverà Mario e gli lascerò immediatamente il posto. Per il momento non lo vedo. Allora, annuale, i veri maestri, siamo in attesa di una risposta. Alleluia. In 1500 ho partito dallo sport per ascoltare uno sceicco, Isaac Idris Abd Allah Saccotta. Insomma, praticamente c'è un pazzo, ed il gesuita Giuseppe De Gennaro. Oh, benissimo. C'è un povero pazzo che si chiama Mario Attombri, che sta dicendo in giro che tanto è sempre la stessa cosa, chiese sempre la stessa fede, sono le stesse cose, le religioni sono tutte uguali e l'anello di congiunzione è l'amore. Ecco Mario, ciao a tutti con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, a risentirci alle ore 19, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, sentiamo alle ore 19 la seconda parte della trasmissione e grazie per avermi ascoltato, ci risentiamo anche giovedì prossimo se ci riesco, ricordate che forse non potrò neanche essere in trasmissione, arrivederci e a risentirci.